E quindi c'erano questi baccanali, questi riti insomma, in onore di Baco, dove evidentemente succedeva un po' di tutto, no? Ma dopo, quando arriva la Chiesa, cosa fa? Perché i romani erano abituati a questi baccanali, no? Ma la Chiesa non è che la... Tu hai messo in 3 secondi un discorso che avevo 3 giorni. Va bene, grazie. I baccanali che, tipici romani, erano dei riti di cui non si hanno notizie certe di come effettivamente avvenivano, però sicuramente erano molto più leggeri di quello che ci viene, che si è stato tramandato. I baccanali sono stati raccontati da Tito Livio in Aburbe Condita, però è un racconto di circa 3 secoli dopo della fine dei baccanali veri e propri. Comunque c'erano questi festeggiamenti in cui si dice orge, cose particolari, che sono stati vietati ancora in età consolare a Roma nel 186 a.C. Vietati proprio che non se ne parla. Solo con qualche concessione, poteva essere data qualche concessione, se qualcuno con documentazione, con motivazioni valide, voleva fare qualche festeggiamento in forma privata. Questo discorso della forma privata ha permesso ai baccanali di proseguire e di essere celebrato Baco ancora avanti nei secoli, fin sicuramente al 1500-1600 d.C. Quindi la cosa non si è spenta. È bellissimo questo racconto appunto di Tito Livio, che spiega questi baccanali, come sono avvenuti, come sono stati vietati, eccetera. E quindi in realtà la fine è stata lì, dei baccanali, nel 186 avanti Cristo. Tu dicevi il cristianesimo, certo, ma non solo, perché i baccanali sono stati contestati anche da altri riti religiosi in epoca romana. Continuavano ancora i riti esiaci, quindi se torniamo all'Egitto, che ancora si stava considerando anche in epoca romana, Mitra, altra divinità celebratissima. Ma poi è arrivato anche il cristianesimo. Qual è il problema, chiamiamolo così, del cristianesimo, che vietava non tanto i baccanali, ma tutte quelle manifestazioni in cui ci si mascherava? Perché andiamo in Grecia, il teatro greco, la tragedia greca, aveva tra i suoi personaggi sempre stabile Dioniso. Ma per rappresentare Dioniso, l'attore doveva indossare una maschera. Quindi la persona qualsiasi con la maschera diventava la divinità. Era questo che condannava il cristianesimo. Il fatto che, perché attraverso queste tradizioni, chi si mascherava, si diceva, assumeva il potere della divinità. Poi, per varie strade, tutte le cose sono andate scemando, e addirittura la Chiesa aveva concesso delle cose particolari, dei diritti particolari. Dice semen in anno, dice tinsanire, almeno una volta all'anno è lecito fare qualcosa di strano. E il clero stesso aveva concesso di fare qualcosa di strano allo stesso clero. E quella che poi è diventata famosa come la festa dei folli. Lì le varie parrocchie, chiamiamole così, avevano la possibilità di prendersi in giro, quindi nominavano vescovi, cardinali, il papa addirittura, e poteva per un giorno ridere di tante, ma doveva essere una cosa tranquilla,
Poi la cosa è diventata un'altra catastrofe, come i baccanali a Roma, perché in chiesa entrava di tutto, gente a cavallo, si giocava a dadi, e a questo punto no, così la faccenda non va. Ma anche lì hanno impiegato secoli per poterla far finire, non attraverso concili e tutto, ma niente, la cosa continuava. La cosa è cambiata praticamente con l'avvento del Medioevo, perché si stavano spaventando sul fatto di quel famoso 1000 e non più 1000. Quindi la gente non aveva voglia di divertirsi, di fare, ma anche di inventare, di curarsi, qualunque cosa. Però il 1 gennaio del 1000 si sono svegliati e invece siamo ancora qua, ma allora cominciamo a fare qualcosa. E da lì hanno ripreso delle manifestazioni più goderecce, diciamo, la prima a diventare carnevale, diciamo così, è stata Venezia nel 1994. Però come carnevale non è che Verona sia arrivata tanto dopo, forse anche perché era parte della Serenissima, ma sembra che il carnevale a Verona si festeggiasse già verso la fine del 1100-1190, giù di lì, quindi sono quattro secoli prima di quello che pensiamo che sia la data di nascita del carnevale, tanto è vero che questo è il carnevale moderno, assieme abbinato a queste feste dei folli. Poi c'erano le altre manifestazioni più tipicamente storiche, che erano i pali, famoso il palio, diventato famoso con questo nome grazie a Dante, il palio del drappo verde di Verona, che sicuramente si correva nel 1200. C'è notizia sicuramente del 1200, 1207-1208 deve essere stato il primo palio che si è corso a Verona. Non se ne hanno però notizie certe. La prima notizia certa è col secondo statuto albertino del 1328, in cui si nomina il palio e si vuole si tenesse l'ultima domenica di carnevale. Quindi sicuramente nel 1328 il carnevale era una cosa codificata a Verona. Però che carnevali fossero, chissà, questo è poco più, probabilmente erano queste ricostruzioni storiche che attraverso il palio ricordavano avvenimenti successi negli anni precedenti. Però carnevale no, sono 1531, è da lì che si parte, e attraverso peripezie varie si fa, non si fa, si smette, abbinato questo, all'altro, insomma siamo arrivati fino ai giorni nostri. Direi che un'altra tappa importante è quella che vede l'anno 1949, questi anni per lo secolo, 1949, quando il carnevale che conosciamo oggi ha pian piano cominciato a riprendere vigore. Qualche anno prima, 25 anni prima, nasceva a Verona quello che poi è diventato il presidente per antonomasia del carnevale veronese, cioè Luigi D'Agostino, detto Ginetto. Anche lì, stranissimo in questo personaggio, già cerco di fare un ritratto velocemente, lui era figlio di un bersagliere, quindi ma di carriera, di origine palermitana, infatti D'Agostino non è certo un nome veronese, e di una popolana, diciamo, di San Zeno, che lavorava in un negozio di generi alimentari. Si sono conosciuti, sono sposati il 27 luglio 1925 è nato Luigi D'Agostino. E se l'avete presente, se l'avete conosciuto, aveva un difetto, diciamo così, sulla guancia sinistra. Questa cos'era di peso. Lui era sempre stato un appassionato di macchine, il suo desiderio più grande era quello di poter andare a lavorare alla Fiat. Ce l'aveva fatta a 14 anni, farsi assumere da
quello che conosciamo come Benvenuti e Calzavara, che aveva un'officina in via Manin a Verona, quindi lì dietro Piazza Mar. Ce l'aveva fatta, aveva 14 anni quando si è fatto assumere, quindi era il 39, e l'8 giugno del 44 è successo quel fatto che gli ha ridotto la faccia in quelle condizioni. Era andato a Cremona con dei colleghi, con un collega autista, per cercare, per portare dei pezzi di ricambio per le Fiat appunto a Verona. Là avevano caricato in macchina due colleghi e stavano attraversando Cremona. Era il 44, quindi 44 Repubblica di Salò, per inquadrarlo storicamente. Quindi un incrocio sì e l'altro pure, c'erano posti di blocco per controllare chi passava, cosa portavano, eccetera. All'ultimo posto di blocco l'autista ha detto basta, non fermo più, e ha forzato il posto di blocco, quindi i carabinieri che controllavano hanno aperto il fuoco, hanno ucciso i due passeggeri che stavano dietro e il ginetto li hanno preso di striscio la guancia. Da quel momento lì, passati anni, ma fino proprio agli ultimi giorni, mangiava gnocchi, purè di patate, cose del genere, perché la noce, per esempio, era una roba impossibile per lui da mangiare. È entrato nel carnevale, sicuramente prima del 49, ma nel 49 c'era senz'altro, perché lì è nato, è ripreso il nostro carnevale. Nel 57 ha fatto il papà d'agnoco e poi, diciamo, dal 60, giusto per mettere una data precisa così i conti tornano, ha fatto il presidente per 55 anni fino al 2015, e poi ci ha lasciato il 27 maggio, stavolta il 25 maggio del 2015. Nel frattempo il nostro carnevale è cresciuto, perché è partito da una semplice manifestazione di piazza intorno a San Zeno, è diventato con gli anni un carnevale a livello europeo. In quegli anni. Sì, ecco, se qualcuno di voi nel frattempo ha qualche domanda, qualche curiosità, alzi pure la mano che Enrico è qui. No, perché è impossibile dire tutto quello che c'è sul libro, perché noi stiamo accennando delle cose interessanti, ma anche sullo stesso Ginetto ce ne sarebbero da dire. Perciò, se avete qualche curiosità, volete dire qualcosa, state la mano, noi ci fermiamo subito. Ecco, io ho una domanda invece sul Ginetto, perché c'è un bel aneddoto sul libro di lui bambino, che per capire com'era fatta sta persona, no? Che trova dei circensi, di gente che lavorava nel circo, magari era parente anche senza mangiare, e sto qua, ciao, qua si è portato via a casa, ma già su. Sì, sì, Ginetto era una delle sue caratteristiche, era proprio l'altruismo. E ha cominciato a dimostrarlo proprio quando aveva 12 anni, l'episodio appunto che racconti, perché era arrivato un circo nei pressi di San Zeno, nell'inverno del 38-39, e contrariamente a quello che succede adesso, una delle solite nevicate che c'erano a Verona. Talmente forte questa che ha fatto crollare il tendone dove la sera si doveva parlarsi il circo. E lui è andato in piazza San Zeno, ha visto questa scena, ha incontrato tutti i figli dei circensi, i suoi coetanei, e li ha appunto raccolti tutti davanti a casa mia e li ha portati sugli attenuti finché hanno risistemato il tendoso, non so se un giorno, due, tre, quello che era, e comunque gli è andato da mangiare, ma da lì è partita tutta la sua storia parallela a quella del carnevale, che magari invece per qualcuno era un despota, era un tiranno, però sicuramente non era questo. Dirigeva, diciamo, presiedeva un'organizzazione particolare, è chiaro che qualcuno che fa bene, qualcuno che fa male, insomma, per forza.
ma lui era essenzialmente una figura altruista e dedito alla beneficenza, ma sono esempi finché vogliamo di questo. Nel libro insomma, sono scritti anche altri, ma dopo era anche un personaggio sì, sicuramente furbo. Allora vi racconto negli anni 70, le donne volevano votare, disse, votiamo anche noi, perché solo gli uomini? Carnevale era stato fino a quegli anni decisamente una manifestazione maschilista, ma tuttora per le maschere di San Zeno lo è. E hanno fatto questa specie di rivolta anche loro, vogliamo votare anche noi, non è possibile che le donne non possano votare, era il 73. E chiedono la possibilità di farlo, ci dicono tranquille, guarda, stanno in massa tardi, ma stanno che viene, sicuramente. Infatti arriva il 74, non ci sono candidati per il papà del gnocco. Cosa si fa? Si fa il conclave, dove si riuniscono tutti i papà del gnocco che l'hanno già fatto, e tra questi ne viene eletto uno. E questi dice, ma avevi promesso che, lo so, purtroppo non ho candidati, lo devo fare il conclave. 75. Anche 75, 9 candidati. Quindi conclave, un'altra volta, figuriamoci, diventava mater, cominciava a dire, no, bisogna farlo assolutamente, se no fino una rivoluzione fatta come 76. Nel 1976, altro scamotage. I candidati ci sono, 7-8, tantissimi, e, però niente elezioni in piazza. Fatto elezioni attraverso un tagliando, diciamo, sull'arena. Quindi chi comprava l'arena votava e spediva il tagliando all'arena. In realtà le donne hanno votato quell'anno, però non ufficialmente. Allora, altra rivoluzione. Fermo questa cosa, se no fermo la maschera, non è altro, contro il papà del gnocco, fermo la mamma della pastisala. Comunque, tra una guerra, un bisticcio e l'altro, finalmente nel 77 le donne sono ammesse a votare. Anche lì, guardate, perché personaggi delle figure del direttivo, papà del gnocco stessi, chi voleva che le donne votassero, chi no, perché la tradizione non vuole che ci siano le donne che fa parte di questo discorso, comunque dopo alla fine insomma si è votato. Finito questo, altro problema, i candidati non se ne trovavano, allora si è dovuto allargare a un certo punto la possibilità di accettare candidature anche da non sanzenati. Ma i non sanzenati vuol dire proprio lì, cioè no, chissà dove. E, vabbè, quindi alla fine, mi sembra che sia stato l'89, arriva un primo candidato che non era uno straniero, veniva da Borgo Milano, ma no, sono tanto distante. Sì, era un forestiero enorme. E, vabbè, insomma, tolevolo, vedevo come lei, ma ha vinto. Quindi, oltre al danno, anche le beffe. E avanti, insomma, poi, vabbè, io l'ho fatto nel 92, e siccome abitavo a San Bernardino all'epoca era da alcuni anni che non faceva più parte di San Zeno. Adesso è tornato sotto San Zeno, San Bernardino è più parrocchia e fa parte della parrocchia di San Zeno da 2-3 anni, però ho dovuto andare in cerca di non so che per accettarmi come sanzenato, no? Insomma, non si sa, vabbè. Comunque siamo arrivati al 2016, è cambiata tutta la direzione del baccalaureo. No, più da parte mia. Dimmi tutto. Dottor Manghi, posso farle una domanda? Anche due? No, siccome prima parlava del paglio del drappo verde, sì. Perché tutti pensano al paglio di Siena, almeno quando uno mi dice il paglio, io penso al paglio di Siena, ma penso che il 90% delle persone hanno questa visione. Spende due parole per il nostro paglio del drappo verde.
Grazie. Allora, il palio è un palio dovunque. Dovunque in Europa, forse noi conosciamo di più il palio di Siena, ma i pali sono quelli. Generalmente erano corse, non solo di cavalli, anche, scusate, anche di altri posso darle due partecipanti? Grazie, grazie. No, della polvere del fondo di dove con i cavalli, no? è quella, il motivo è quello lì. Ecco, sta andando via. Corse cavalli, ma corse anche a piedi. Sì, sì, corse di tutto. Allora, tornando sempre al palio di Siena, che è antico. Scusate, buongiorno a tutti. No, questa è una scusa per farlo andare avanti. Volevo venire la governante a portare, ma ho fatto notare che è una governante, non è la golf. Perché tutti sono là. Non è la governante. E quindi allora palio, sì. Famoso era quello che si correva a Roma, perché era diventato famoso per i cavalli berberi, cioè senza sella e senza cavaliere. Una delle corse più famose, più partecipate, più presenti in tutti i pali. Se ne correvano molti nell'Europa meridionale, quindi Francia, Austria, le città di questi stati, dove correvano generalmente i cavalli, uomini e donne. Uomini e donne dovevano categoricamente nudi, perché se correvano con qualche tipo di indumento, ovviamente chi stava dietro poteva prendere chi stava avanti e trattenerlo, ma se invece non hanno vestiti, questo non poteva avvenire. Nei pali italiani correvano nudi solo gli uomini, ma le donne con una specie di bikini. Abbiamo riproduzioni del genere anche in alcuni affreschi a Pompei, qualche villa di Pompei. Palio a Verona, palio del drappo verde, che in realtà non si chiamava così, ma quella denominazione che deriva da quanto aveva scritto Dante, perché erroneamente, anche lui c'era erroneamente, perché all'epoca il drappo verde era associato alla corsa degli uomini, ma stiamo parlando del 1300, il palio si correva 1200-1300. Quello che poi è diventato storicamente il palio del drappo verde, in cui correvano cavalli berberi, come a Roma, asini, uomini e donne, il drappo verde era assegnato alla donna che vinceva. Com'era sto palio? Dante dice il palio che si corre per la campagna, ma pensate che è un italiano prima lingua italiana, quindi quel per deriva sicuramente dal latino. Ma per può essere considerato un moto di stato in luogo, un complemento di moto per luogo o di moto da luogo, cioè per può essere corro per, cioè corro lì sul posto, corro per verso o corro per da. Quindi questo ha dato modo di storici di tutte le epoche di disquisire sul fatto da dove partisse e dove arrivasse questo palio. Per la campagna, si corre solo in campagna, ma un po' strano, si corre verso la campagna, potrebbe essere, invece si corre dalla campagna sicuramente, perché il palio dei cavalli, però solo quello, partiva da quella che oggi è Borgo Roma Santa Lucia. Arrivava in città da strade diverse, ma sicuramente a un certo punto arrivava a quella che oggi conosciamo come Porta del Palio, e correva
lungo Corso Castelvecchio, Corso Cavour, Corso Sant'Anastasia, per arrivare alla chiesa di Sant'Anastasia. E dico che sicuramente era questo il percorso, perché fino a un secolo fa circa, davanti alla chiesa di Sant'Anastasia c'era il ceppo di marmo che indicava proprio la meta, cioè l'arrivo del palio. I cavalli che partivano da fuori, gli asini che partivano da Porta Palio, e poi da Corso Castelvecchio in due punti diversi partiva la corsa degli uomini e la corsa delle donne. Però tutti arrivavano comunque a Sant'Anastasia. E chi vinceva? Chiaramente il primo che arrivava, ma era poco importante il primo che arrivava, perché era più simpatico l'ultimo che arrivava. Perché l'ultimo che arrivava, questa è veramente simpatica questa cosa qua, che sapete che anche Dante dice che ricorda colui che vince, non colui che perde. Ma lo nomina per un motivo preciso, perché colui che perde, cioè l'ultimo che arrivava, doveva ripartire da Sant'Anastasia, tornare a Porta Palio e ritornare a Sant'Anastasia, come? Mettendo due mezzene buone di porco a cavallo del cavallo e percorrere in mezzo alla folla due volte il percorso. Però chi guardava, armati di coltelli, potevano prendersi pezzi di maiale. Qualche volta è tornato a cavallo? Il cavallo sì, maiale sicuramente no. Quello del cavallo della partigiana è un'altra storia. Ma poi anche per farsi prendere in giro c'era il discorso che doveva ritornare al punto di partenza con un gallo, e chi attraversava la città con questo gallo in mano, ma quello era suo, si teneva, era proprio quello che aveva perso. Ma sempre restando in queste giornate c'è un'altra curiosità, quella del giovedì grasso. Perché si chiama giovedì grasso? Allora, è la settimana grassa, diciamo, martedì fino al martedì, da giovedì al martedì grasso, è una denominazione che ricorre poi in tutta Europa, specialmente nei carnevali francesi, ma anche nei carnevali d'oltreoceano. C'è questo modo di dire del grasso. Ma il giovedì grasso, che dà inizio a questa settimana, ha origine da questo. E col mercoledì delle ceneri è chiaro che basta carne, basta roba del genere, solo brodini, minestrine, pesce e altra roba. Però siccome il periodo era lungo, 40 giorni, qualcuno poteva aver bisogno di carne da mangiare, si era pensato a questo discorso. Allora, il giovedì di carnevale, l'ultimo giovedì di carnevale, tutti i macellai di Verona esponevano i loro prodotti migliori. Uno di questi vinceva. Quello che vinceva aveva la licenza di vendere la carne durante il periodo di Quaresima, quindi grasso, di mangiare di grasso, anche vendere prodotti grassi anche in quel periodo. Siccome partiva da giovedì grasso. Simpatica, no? Così. Basta, mi basta.